non so chi nello spogliatoio mi ha letto un tweet di una persona che conosce bene la pallacanestro, che è Gianmarco e Circa. Forse era qui. Sì, fratello Gianmaria. Scusa, Gianmaria. Sì, Gianmaria, scusami se ti scherzo, dai, poi. Gianmaria e Circa, che era qui a vedere la partita, evidentemente, che ha detto che era uno spot, che questa partita è stata uno spot per la pallacanestro. Così ha scritto, io non l'ho letto. Però lo riprendo e dico che è vero, forse. È più uno spot quando si vince che quando si perde. Però sicuramente è stata una partita bella. Per fermare Banks bisognava sparargli, e forse non sarebbe bastato. Ha fatto dei canestri veramente con l'uomo addosso. Quella che abbiamo affrontato oggi è una squadra solida, quadrata, e che non voglio portargli sfiga, ma penso che possa arrivare veramente in alto. E da parte nostra, anche se torniamo a casa mani vuote, c'è ancora una volta la consapevolezza. Io vado piano perché così, no, potete scrivere bene, no? C'è ancora la consapevolezza di aver fatto al massimo il nostro lavoro. Non dimentichiamoci, ci manca un americano, e non dimentichiamoci che ci manca l'americano o capocannoniere della squadra. Ma ugualmente siamo riusciti a segnare 88 punti. Il nostro modo di giocare, e io penso che si adegui tantissimo ai giocatori che abbiamo, è un modo spettacolare, e spesso lo spettacolo non sempre va in linea con le partite vinte, però per fortuna, a mio parere, con questo modo di giocare noi siamo riusciti ad ottenere il massimo possibile nelle partite giocate fin questo momento, e di conseguenza, come dire, non possiamo esultare per una vittoria che sarebbe stata per noi la ciliegina, una vittoria che sarebbe stata la ciliegina su una bella torta che è questo campionato. Voglio sottolineare come la squadra non abbia mollato fino agli ultimi secondi, anche sotto, ma ci abbia creduto anche un minuto e mezzo dalla fine. E voglio sottolineare come il pubblico ha creduto nella squadra fino alla fine. Pubblico aiutato dalla squadra e, a mio parere, anche aiutato da certe scelte degli arbitri nel finale, nell'essere così caldo. Secondo me anche certe scelte arbitrali alla fine hanno aiutato il nostro caldo pubblico ad essere ancora più caldo. E qui velatamente espongo il mio pensiero anche su questo aspetto qua, velatamente, educatamente, ma ribadisco, grazie al pubblico perché ci ha creduto fino all'ultimo secondo, perché i giocatori in campo era evidente che ci credevano fino all'ultimo secondo. Ci è mancata la vittoria, ma francamente con una prestazione di questo genere avrei messo la firma. Ribadisco, con una rotazione così corta e con situazioni non pienamente a posto da un punto di vista fisico. Perché non dimentichiamoci che anche Aaron Johnson e Jackson a inizio settimana non sapevamo se li avremmo avuti a fine settimana, invece ci sono stati, hanno giocato anche tanti minuti e francamente hanno giocato anche bene. Quindi, che dire, spero che l'ultima partita che giocheremo in casa contro Biella di avere ancora di nuovo questo pubblico. Prima c'è un'altra partita a Reggio Emilia, ma poi quando torneremo qua spero appunto che ci sia il pubblico che è fuori diluvi e che quindi nessuno possa andare a fare la gitarella fuori porta, perché questa squadra merita insieme al pubblico di festeggiare
un campionato, a mio parere, ma non solo mio, straordinario. Period. Poi quella sera, che cos'è che ti ho promesso, Ale? Su che fontana tocca fare il bagno? Nudo. Però ancora è freddo. Non pensavamo di salvarci così presto quando mi hai strappato sta promessa, perché era ancora avevamo zero partite con, insomma, era novembre. Proprio che è vuota. È vuota? Ci mettere un buon bicchiere d'acqua e ci mettiamo. Io volevo essere velato. Segnalazioni specifiche, a metà dell'ultimo quarto di Nicolao che tira dall'arco, non arriva al ferro, rimbalzo Varesino, ma il cronometro si azzera. Poi sovrasciamento di ponte. Hanno detto, boh, hanno detto facevano sì col pollice, come se avesse toccato io, o l'hanno visto solo loro. Sì, sì, forse quello, forse. Sì, sì, forse per quello. Però, cioè, a me viene. Ragazzi, secondo me in un momento cruciale ci sono stati degli episodi che non ci hanno sicuramente favorito. Diciamo così, per essere corretti, per essere tranquilli, per non far troppe polemiche. Ma a me viene in mente anche l'ultima azione di Green, viene giù, quello è fallo d'attacco, cioè, non ci sono storie, non ci sono se, non ci sono ma, il fallo di Aaron Johnson, io ero lì davanti che sbracciavo come un matto, sto fallo, non, cioè, ragazzi, alla fine anche perdi la partita di 4 punti, queste cose pesano, mi spiace ma pesano, e francamente io oggi qualcosa, insomma, speravo che potesse andare dal verso opposto, però non lo so, ma sarebbe stato, avremmo perso almeno senza descrivendo solo la partita, però ribadisco, per fortuna i termini della classifica dice poco, però a me il quarto ci sono delle situazioni che dal campo non mi convincono, poi magari il video mi dirà che ho torto io e quindi sono felicissimo se dovesse aver torto. Il fatto che Varese abbia dovuto giocare una partita straordinaria, ti inorgoglisce, il fatto di aver riportato ad alzare l'asticella come credo non tante squadre si sono riuscite quest'anno, cioè, siamo d'accordo che Varese ha giocato una grande partita. Grandissima, cioè hanno fatto dei canestri dove faccio un confronto, mentre con Pesaro ha fatto dei canestri dove la nostra complicità difensiva è stata elevata, questa partita dove però Pesaro aveva tutte le motivazioni della terra eccetera eccetera, in questa partita Varese ha fatto dei canestri che denotano una qualità nel gioco, qualità nei talenti individuale che mi porta a dire ed urlare che Varese è realmente la squadra più solida, perché non ha una freccia, non è cioè Sassari è una buona squadra, Diner e poi qualcun altro, Thornton, e poi questi dove caschi e in più l'addizione che hanno fatto come giocatore, in più manca la Polonara, ecco. Ma dove caschi c'è sempre un giocatore pericoloso, quindi questa sono d'accordissimo con te che per vincere contro di noi loro hanno dovuto fare una partita eccezionale, e loro se per vincere hanno dovuto fare una partita eccezionale, minimo noi abbiamo fatto una buonissima partita. E ribadisco ancora, più che le recriminazioni da un punto di vista dei fischi arbitrali, io sottolineo il fatto che Lance Harris non è proprio un giocatore che si lascia a tutti. Ecco, mi è piaciuto anche, voglio essere stucchevole in questo, ma i buoni minuti di Cazzaniga, perché Cazzaniga è entrato in campo, è stato bene in campo, ma ha dato la possibilità di far rifiatare a Peric. Secondo me la cosa che ci ha penalizzato di più
sono stati i tre falli purtroppo di Stipa, perché Stipa stava giocando un'ottima partita, e però i tre falli l'hanno dovuto per forza di cose far stare fuori tutto il terzo quarto, dove Tuca comunque ha retto bene, ha fatto un paio di errori tattici su scelte tattiche, tanto che mi sono imbestialito in panchina a un certo punto, non so se vi siete accorti, ma però anche Tuca ha lavorato bene, quindi però sai, la mancanza di Stipa come stava facendo contro Dunston, che è un giocatore eccezionale, poteva darci una mano ancora più forte. Ma ribadisco, Tuca ha fatto bene il suo mestiere, però i tre falli di Stipa così presto nel primo tempo ci hanno penalizzato. Oggi con la capolista di motivazione è toccante per le prossime due partite invece? Le motivazioni contro a Pesaro erano per noi tante comunque, cioè le motivazioni oggi non derivavano dal fatto che di fronte avevamo la capolista. Le motivazioni in questo gruppo, le respiro proprio, derivano dall'odio di perdere le partite. A loro odiano, come me, come tutti, perdere le partite, che sia la capolista, che sia... Io una volta ho avuto una situazione analoga di salvezza con 6 giornate dalla fine, ma quei giocatori invece non guardavano, facevano il conto all'indietro. Questi non fanno il conto all'indietro, anzi, questi, se il campionato durasse un altro mese e mezzo, penso che sarebbero tutti felici di poter rimanere a Cremona e giocare ancora davanti a questo splendido, fantastico pubblico. Perché ogni settimana miglioriamo anche in questo. E questo, ragazzi, è bellissimo, perché vuol dire che la gente si diverte. Ne parlano in giro, chiamano l'amico e viene. E a pallacanestro è divertimento, non, è gioia, è un happening. O meglio, l'Italia ti offrirà una cena a fine stagione. Non lo so. Perché lei poi 2 settimane fa alla ennesima domanda che cosa è cambiato sul lato tecnico dopo Cagliari con Gresta, lui ha detto sostanzialmente una, facciamo molto di più il pick and roll, siccome anche oggi l'Italia ha ramaldeggiato per virgolette il pick and roll, magari adesso alla fine no, ha perso un po' di lucidità. Mi domando tutto sommato quanto ci sia di Gresta nella stagione di Italia. Ma guarda, io penso che lui può offrire una cena a me, come io posso offrire una cena a lui, come d'altronde posso offrire una cena a tutti gli altri ragazzi della squadra, come tu Stipa può offrire una cena a Luca perché gli dà la palla per far canestro facile. Cioè qui realmente il piacere di questa squadra è che ognuno di noi potrebbe offrire la cena all'altro, perché spesso le prestazioni buone di uno, cioè l'assist si conta quando la palla va dentro, quindi Stipa ringrazia Luca, Luca ringrazia Stipa, io ringrazio Luca ma ringrazio anche Stipa. Cioè il piacere di questa squadra, che ne parlavo l'altro giorno con Zagni, io non ho mai dovuto in allenamento dire ma cavolo, di sentire un giocatore che dicesse ma cavolo, passa la palla una volta, stai tirando sempre te, cosa che matematico che succede sempre in ogni squadra. No, questi si passano la palla, questi si divertono a stare insieme, quindi se Luca mi offre una cena io sono contento, però gliela devo offrire anche io, ecco. Tanto l'altra sera mi sa che gli abbiamo offerto un caffè. Siamo bene, no. Vediamo non dalla macchinetta però. No, eravamo in un ristorante, lui passava lì di fuori, ci ha visto per caso, eravamo lì un po' in maniera goliardica, è entrato, è stato un po' con noi, ha bevuto un caffè. Grazie. Oggi non ti ho dato nessun titolo. Che schifo.